In questo Crash Bandicoot Insane Trilogy, a Crash Bandicoot 1, quando si va in questo livello The Great Hall, vi farò vedere la conclusione alternativa e vi farò vedere il finale alternativo di Crash Bandicoot 1. Ve lo spiego io. Se avete raccolto 26 gemme trasparenti, voi dovete andare subito da Tavna che vi aspetta con il suo avvoltoio, capite? Così insieme a lei ve ne andate senza affrontare Cortex quando c'è l'alba. Queste sono tutte le gemme che avete raccolto finora. Sono tutte 26. Ecco, guardate tutti insieme com'è la conclusione alternativa di Crash Bandicoot 1 rimasterizzato di Insane Trilogy. Si apre il tendone, Crash rimane felice e contento e può scappare via con Tavna insieme all'avvoltoio. Guardate. Tavna è sull'avvoltoio e Crash ci sale subito. E mentre loro se ne vanno, inizia la descrizione degli epiloghi dei boss che avevamo sconfitto e affrontato finora. Ecco gli epiloghi dei boss. Se volete leggere Papu Papu, mettete in pausa adesso. Poi ci abbiamo Rip e Ross, se volete leggerlo mettete in pausa adesso. Poi abbiamo Koala Kong, se volete leggerlo mettete in pausa adesso. Anche questo terzo epilogo di questo boss. Poi se avete intenzione di leggere l'epilogo di Pinstripe mettete subito in pausa. Il quinto epilogo con Nitrous Brio, leggetelo mettendo in pausa. E l'ultimo epilogo del Dottor Neocortex, se volete leggerlo, mettete in pausa subito. Bene, è tutto, vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Bene, non ho altro da dirvi, vi ho detto tutto e ringraziatemi che vi ho fatto vedere questa... come dire, conclusione alternativa di Crash Bandicoot 1 di Insane Trilogy.